Abemus Lockdown. Si ricomincia a streamare allora, ragazzi. Vediamo chi c'è sveglio a quest'ora. Nessuno, stanno dormendo tutti, ovviamente. Mazza che capelli. Che cazzo di gioco è? Che mano di merda. Che buona questa mano. Miniera, torre, torre, Sylvan Sky, Golis Dust, Oblivion Stone, ovunque l'engine. Beh, beh. Io direi di togliere un payoff. Sotto forma di ovunque l'engine. Golis Dust, può tirarlo. Sì. Dai, magari. Possiamo credere che non faccia tron. Che cazzo. Puoi impedirgli lo sviluppo togliendogli Sylvan Scrying. Però tanto faranno lo stesso tutto. Quello che devono fare in fila. Non so perché non funzioni questa cazzo di opzione di stack abilities automatica lì. Ah, mi è partito anche l'altro gioco. Beh, magari può andare meglio di questo. Trinisfera, Trinisfera. Ovviamente. The Reg e Tron contemporaneamente. Porca puttana.
puttana, che culo. Ma è normale che questo gioco permetta di partire con due... Ma che cazzo di mano è? Dai! Cioè, gli stiamo facendo un favore? Abbiamo preso 5 danni e gli abbiamo messo nel cesso la carta che voleva. Vabbè. Bene. Ma vaffanculo, ma che cazzo, cioè hai tutte e tre le carte che ti servono e hai la terra. Vabbè. Chippiamo. Potevamo prendere una rossa per Bolt, vabbè. Prendiamo un bersaglio. Eccolo qua. No. Va bene, Draga 5. Ci serve nero, nero verde e rosso. No, potevamo immaginarci noi, porca puttana. Qui
quindi nel frattempo sta facendo un botto di roba. Ox dal cesso. Beh, direi che mangiare quel tag per non fargli dragare 3 è stata una pessima mossa e ci ha uccisi. Ma vaffanculo. Perché mi sono partite due partite? Io non voglio stare a capire come cazzo funzioni questa roba. Eh sì, vabbè, ci sono scordato pure di. Sì. Ok. Questa è come la puntata dei Simpson dove Bart gioca 5 partite di scacchi contemporaneamente. Sembra che vada tutto benissimo e poi le perde tutte. Questa è identica proprio come situazione, proprio la stessa. Bellissimo sto Life from the Loam. Porca puttana, che disegno spettacolare. Oblivion Stone, va bene. Abbiamo altri spacca artefatto. Abbiamo Pillage nel cesso. Trophy già usato. Potrebbe essere scomoda quell'Oblivion Stone. Già, soprattutto se noi peschiamo altra merda.
Separiamo i permanenti di questo tizio. Madonna, ma perché queste mani di merda? Vabbè, abbiamo una carta di 8, teniamola. Un'altra Liliana. Contro Tron com'è andata con la side? Bella domanda. Ha senso mettere Liliana dalla stop? No, nessuno. Lotis, dai, submit. Speriamo. Siamo contro Tron. Cling to Dust e Ashok. Sarebbe stato meglio dall'altro lato con l'altra partita. Mulligan. Ma porca puttana, ma possiamo vedere. Della roba che spacchi le terre, cazzo. Kippiamola e speriamo che questi Goif facciano un po' di lavoro sporco. Ashok diventa inutile letteralmente. Che colore ci serve? Ci serve rosso nera, nero verde. Prendiamo un'altra rosso nera. No. Perché l'abbiamo fatta stappata? Che puttana. Come prendere danni inutilmente? Ho fatto la mossa che dovevo fare contro Tron, l'ho fatta contro Dredge.
mio cervello non è fatto per fare più cose contemporaneamente. Oh. Oh. Ricordiamo Power Plant. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei mi servono. Lasciamolo lì. Porca miseria. Draga 15, prego. Prego, prego. Altra roba? Porca puttana, ma come si fa a vincere, dai, contro sti mazzi? Allora, perché mi ha fatto? Ok, concediamo dredge. Grazie. Ho fatto tasto destro Yield until next end step nella partita con Tron e me l'ha spostato nella partita con Dredge. Ma lui ha pescato un'altra power plant.
Siamo pronti. Pesca torre, davvero giocatore di Tron. E plop 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 plop, mi caga in testa un Ugin. Vediamo, dov'è la mano che ha rivelato? Vabbè. Va bene, minchia. Se non peschiamo la terza terra siamo nella merda. Benissimo. Che decide? Deciderà di attaccare con tre. Sacrificherà un solo attendant per la carta che ha sotto le Windbrisk. Vedremo. Sì. Minchia, chissà che cazzo tiene là sotto. Spiga, sicuro. Sicuramente. Perché non mi fa andare i blocchi.
Potevamo mettere pure una brutality, potevamo mettere. What you doing here? Perfetto, la processione spettrale non possiamo toglierla perché costa 6. Visto che non vediamo le removal, togliamo direttamente a Gianni Sprite. Va bene, Windbrisk, andate. Attenzione, abbiamo visto la terra però. Tan Che stronzo. Avrei potuto togliergli la Gianni Sprite con l'editto di Liliana. Vabbè, peccato. Se un giorno magari imparerò a giocare. Ma non solo gli lasciamo guadagnare tutti i punti vita di Spectral Protection, ci uccide pure Liliana. Ma oh, porca puttana, quanto sono scarso. Sì, è morto. Cattivone. Perché ci togli il verde? Mannaggia. Che te?
Addio, Chandra. Il tuo sacrificio non sarà vano, e invece sì, è vano. Ma porca puttana. Guardate come si pesca terra dalla cima adesso. Nel momento del bisogno, dalla cima arriverò. Tin 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 tin. Si può fare sta vita. Fare tutte le scelte al contrario. Sì, vabbè. Che presa per il culo, Torporob, sì, ciao Torporob, sempre tempestivo. Dunque, se avessi lasciato a Janice Pridemet e tolto il Soul Attendant, avrei fatto editto di Liliana su Pridemate. Liliana sarebbe sopravvissuta, avrebbe mangiato le carte nella sua mano e probabilmente ci saremmo ritrovati con un attendant in meno a terra da rimuovere. Chandra magari sarebbe sopravvissuta perché avremmo fatto un altro editto di Liliana. Sì, vabbè. A giocare bene si sarebbe potuta vincere la partita, però siccome io sono un cane... Sì, la voglio un'altra cazzo di terra, sì. Dai, un mirror, mirror. Fammi vedere un mirror. Inferno Titan. Ma che un Bully Acid Moss. Mannaggia la puttana. Come pregusto quei 9 danni di titano nelle gengive. Mm, gnam gnam gnam.
Quindi mano a terra per Titano. Sì. Melma muore. A meno che non voglia fare Titano su Liliana per forzare l'editto. Credo che lo faccia su Liliana. Sì, infatti. Ok. Quindi scambiamo alla pari Liliana per Titano. Noi andiamo a vedere che cosa è in mano questo. Golosone, golosone. Scambiamo. Mangiamo. O no? Non abbiamo fretta. Vabbè, abbiamo fatto scartare una terra. Ma porca puttana, ma dai, ma... Abbiamo fatto la mossa giusta e il turno sbagliato. Che ovviamente pescare il titano lo protegge da qualunque tipo di... Sì, sono... Quanti danni sono? Tutte le volte che vuoi. Tutte le volte che vuoi. 9, 10, 13 danni. Siamo ancora vivi. Nel momento del bisogno si vedono le terre. Ne voglio vedere anche un'altra di terre, ne voglio vedere, vaffanculo, non ne ho abbastanza. Ma vai a cagare.
Che cosa può servirci contro di loro? Us. Non lo so, no. Clotis potrebbe farci del male quando siamo in difficoltà. Croxa lo vedo poco performante. Confidant al massimo ci può far pescare le terre se siamo in difficoltà. Boh. Che belle queste partite senza il nostro caro duo di. Ma vaffanculo, di Vren e Six. Beh. La terra verrà in nostro soccorso quando ci servirà? No, ma manco per il cazzo. Togliamo un trophy. Speriamo di tenere. No, togliamo un pillage, ma. Fortuna che non ha Balot. Fortuna che non ha Balot. Sarebbe stato divertente vedersi poggiare un Balot così. Wow. Un incubo dallo standard. È arrivata fin qui. Bloodmoon. Village, va bene. Va bene, d'accordo. Perfetto, perfetto. Yeah, voglio giocare senza le terre, voglio giocare.
Ma che razza di partita è, porca puttana, non ci posso credere. Perché questo mazzo vede tutte le terre quando non gli servono? Ne abbiamo tante di terre lì dentro adesso, Confidant, dovrei impegnarti per non rivelare terra. Vediamo, ci ucciderà prima il nostro avversario oppure il nostro confidant? Turudum, turudum, olè, altri due danni, dai, 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 che si può morire, facile, facile. Il castello. Ha qualche senso tenere il Cling to Dust solo per pescare? Non credo abbia senso. Però Croxa come minaccia dal cimitero. Posto di che cosa però? Tanto stiamo sempre indietro di 10 turni. Cleansing Wildfire e Pillage. Non so se hanno alcun senso. Eh sì, dai, tanto. Ne abbiamo sculata una. Sculiamone anche un'altra. Che culo!
Mamma mia. Ce la siamo scampata. Mo, top deck di Bloodmoon. Vediamo che cosa ha in mano. Cinder Glade l'ha giocata. Stomping Ground ha in mano. Facciamo Clotis solo per avere il mana. Altrimenti, turno di dopo Liliana. Uccide il Bop. Anche se lui pesca terra adesso. Minchia, non ha pescato manco uno spaccaterre. Sarebbe bastata una Moonbully Acid Moss e ci avrebbe uccisi letteralmente. Se avesse spell l'avrebbe fatta. Forse non ha manco senso sta mossa. Però giusto per stare sicuri, vediamo che cazzo tiene in mano. Stomping Ground, Inferno Titan e Rullo di tamburi, Snow Covered Forest, vabbè. Avremmo potuto conservarcela per fare meno 2, meno 2 e 4 danni lì. Peccato, 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 vabbè. Possiamo fare Liliana lo stesso. Ciao Elfa. Dun dun.
Facciamo due conti. Clotis, Mara Rosso, Titano spacca. No, non va bene. Sono strappato dei capelli tirando. Gesù. Chi è andato disegnato? Verdant Catacombs. Vedremo forse un emblema di Liliana per la prima volta. Ok.
Non vuole giocare nessuno, uffa. Al buio abbiamo Inquisition, abbiamo Tarmogoyf, abbiamo Liliana. Ormai questa partenza non fa paura più a nessuno, però noi la teniamo lo stesso. Che? Ok, un altro mazzo a base Sigarda Sein. Togliamo una Mishra's Bubble e rimuoviamo le altre. Oppure no? Gesù. Va bene. Giocherà qualche carta che assegna un equipaggiamento, tipo quella forzare. Beh, mi sembra. Mi sembra onesto. Razza di mazzo è? Che belli questi mazzi, che belli. Essere violentati da questo tipo di mazzi. Seleziono un artefatto, il martello, 2 danni a paladino, plop, attacchiamo. Shadow Spear, +1/+1, trampolo e lifelink.
Va bene. Minchia, Butter School. Beh, che cazzo, è concesso il match, è concesso. Non si divertono contro Giande. Ma se capita di vincere una volta ogni morte di Papa, cazzo. Che mano interessante. Vogliamo rimuoverglielo adesso o guardare la carta che pesca, permettendogli di rifarla. Ma sì, ma guardiamo la carta che pesca. Rivela. Deve andare in main, vabbè. Oh, che cazzo. Dum dum tu dum dum tu du du du.
Ci sono degli spettatori. Ci sono degli spettatori. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Chi è che? Start to watch. Vabbè. Clotis, che cosa faremo? Mangeremo un vapor snack. Vai con gli opt, tutti gli opt. Yes. All the options. You have all the options. Voilà, costo 4. Serum Visions. Le visioni di Piero. Per fortuna la decenza di usare questo art almeno. Sì. Hai tante spell nel cesso. Opt. Snapcaster. Serum Vision. No, dobbiamo metterla in pila. La nostra povera melma servirà come abbocco. Per questo logic not da 2. Clotis nel frattempo fa il suo lavoro. Cos'è uno Snapcaster? Uno Spell Pierce? Guarda, credo proprio che pagherò. Dai, fammi vedere un bel Reveler sugoso. Disrupting Shovel. Abbiamo tante risposte, ma Clotis è l'unica cosa che manda avanti la partita. Grande Clotis. Bacio a Clotis. Hai immaginato me. Pescato bene? Pescato un Reveler? No, ho deciso che non vale più la pena essere giocata questa partita. Guarda, potremmo mettere Torpor Orb contro Reveler Snapcaster. Spellbomb. Vraska. Boil. Brutality. Liliana e Kalitas. Troppa roba. Minchia. Troppa, troppissima roba. Confident. Potrebbe andare. Usa, la teniamo. Croxa. Non lo so. Secondo me ho messo troppa roba.
Le elfe, se stiamo indietro, sono già troppo. Liliana può fare editto. Tools. No, dai, teniamo Chandra se gioca Blood Moon. Teniamo Pulse pure se gioca Blood Moon. Non lo so. Che merda. Via, mettiamole tutte, tutte le voglio le carte. Voglio tutte le risposte. E dopo di questa vado a fare la cacca. Va bene. Doppio Croxa proprio al bacio per tenere tutte le carte che non servono. Che facciamo? Ragioniamo come se avesse Bloodmoon. Aggressivo. Non possiamo prendere la montagna a base. Non ho calcolato questa opzione. Opzione. Vabbè, prenderemo una stomping ground. Verremo puniti da una Blood Moon su questa nostra golosissima non fecciata? No, niente Blood Moon. Va bene. Spreca le counter sui Crocs. Tanto non fanno un cazzo, non fanno. Ok, grazie ragazzi, vado a fare la cacchina. Ci vedemo dopo. Tanto queste sere saremo live sempre, visto il nuovo lockdown. E vai!